presenza di questi vuol dire che la pertugia per tutti, forse stiamo costruendo un'idea di quelli abitative ancora in borsa, ma forse ne stiamo arrivando, perché di pertugi ne hanno aperte parecchi, insomma, oggi da Common Bis, dal fatto di potenzialità di finanziamento, vediamo quello di concretizzarlo magari con le nostre iniziative, con le nostre lotte, con anche quei rapporti che stiamo intessendo. È chiaro che le regioni diventano un problema grosso per noi, le regioni non le abbiamo invitate per una scelta politica, no? Perché in questa fase le regioni sono le nemiche del diritto alla casa, e allora prima di arrivare al confronto con le regioni vogliamo arrivarci, come dire, bardati di un altro assetto, diciamo, che ne possa contrastare. E qui il rapporto appunto con l'ANCI, con Federcasa, che stiamo cercando di costruire con questo appuntamento di autunno di cui parlava anche Luca Tarusco, stiamo lavorando. Adesso stiamo finendo, siamo verso la coda finale con ancora due interventi molto interessanti, però quindi trattenete. Vediamo. Chiamo Sandra Annunziata a intervenire, che ci sono le conclusioni di Vincenzo Simoni. Sì. Sandra è una ricercatrice molto brava e ci dà sicuramente un contributo enorme. Grazie Sandra. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Approfitto dell'incipit lanciato da Federcasa per riflettere sul ruolo dell'urbanistica e degli enti locali in realtà in questa operazione, soprattutto sulle opportunità offerte dall'articolo 26. Io penso che da urbanista sia importante sottolineare quali sono le questioni che l'articolo 26 come 1 bis pone e quali sono le questioni politiche che pone. Allora, la prima è quella che riguarda la localizzazione più o meno centrale o semicentrale o semiperiferica delle principali, diciamo, proprietà statali demaniali. La questione della localizzazione non è secondaria, perché ha a che fare direttamente con i differenziali di rendita. Cosa significa un differenziale di rendita? Significa la differenza tra il valore ad oggi di queste aree, che sono ancora il capo quindi la demanda dello Stato, e il valore potenziale che ne deriverebbe in seguito alla loro trasformazione. Questa differenza che è enorme in alcuni casi, solo per fare un esempio. Scusate, per favore, veramente, un attimo di attenzione. Scusa, se devi parlare, puoi parlare fuori, per favore, perché sta intervenendo un po' nel rispetto anche delle persone. Grazie, no, non andare via, devi rimanere, però fai intervenire la gente, grazie. Questo differenziale di rendita, quindi questa differenza tra il valore dell'area ad oggi e il valore dell'area una volta che sarà trasformata, è ovviamente la rendita immobiliare urbana, ed è importante ricordare, secondo me, in questi contesti, che è prodotta collettivamente. C'è un valore che abbiamo prodotto collettivamente costruendo la città. Un altro aspetto molto importante della questione della localizzazione di queste aree, che sono già ampiamente infrastrutturate, vicine a luoghi del trasporto pubblico. Questo che cosa significa? Significa che il costo della loro trasformazione non porta in capo altri costi di urbanizzazione secondaria e di infrastrutturazione che appunto comporterebbe invece la costruzione in aree periferiche. E la localizzazione sempre centrale, semicentrale di questi beni comporta che coloro che potranno eventualmente vedersi affidati, assegnati degli appartamenti, degli alloggi in queste aree, godrebbero, oltre che l'assegnazione dell'alloggio, anche di quello che potremmo definire un capitale spaziale, la possibilità di accedere ai sistemi del lavoro, ai sistemi dell'istruzione, e quindi si uscirebbe da una trattazione emergenziale, periferica e tendenzialmente marginale della questione abitativa, che viene sempre risolta in altrove rispetto ai temi, appunto, rispetto al centro della città. A mio parere questa questione della localizzazione pone anche appunto all'urbanistica diverse, apre all'urbanistica diverse opzioni. Una, secondo me, molto interessante è che insieme si potrebbero legare i meccanismi di trasformazione urbana e di qualificazione urbana a principi del risparmio, quindi del consumo di suolo, che consentirebbero una modulazione degli oneri. Detto in modo molto
molto semplice. Se io per costruire in aree periferiche devo dare delle premialità, devo dare dei premi di copertura, devo convincere in qualche modo l'operatore immobiliare a investire, quando mi trovo a gestire un'operazione in un'area centrale, il differenziale di rendita è così alto che mi basta semplicemente abbattere l'onere. Non ho bisogno di consentire premi di copertura, non ho nemmeno bisogno di corteggiare l'operatore immobiliare, perché l'operatore immobiliare sta benissimo, sta mettendo le mani su di un'operazione immobiliare altamente redditizia. Solo per fare un esempio, purtroppo una esperienza di trasferimento attraverso il federalismo demaniale, quella di, delle caserme di Guido Reni a Roma, purtroppo non hanno prodotto edilizia residenziale pubblica di nessun tipo, proprio perché si è rinunciato a gestire questa partita in termini strettamente politici e soprattutto a chiedersi quale potesse essere l'equilibrio tra il valore sociale e il valore immobiliare di una trasformazione urbanistica di quella natura. Io penso che politicamente sia, insieme a questo tema della localizzazione centrale, se nel centro di queste aree ci sia anche la questione dei valori sociali. Oggi, in un momento di crisi ovviamente strutturale che abbiamo conosciuto, è molto difficile in alcuni casi per i comuni che Enrico ci raccontava, gli enti locali hanno anche il vincolo del pareggio di bilancio, stabilire che cos'è un valore sociale. Aumentare l'attrattività di un'area, aumentare i posti di lavoro, potrebbero essere scambiati come un possibile incremento del valore sociale in un'operazione di trasformazione urbana. In realtà qui entra in merito proprio, secondo me, l'opportunità che è data dal comma 1 bis di questo articolo, l'articolo 26, ossia il fatto che in un'epoca di grave crisi strutturale, per stabilire i valori sociali bisogna darsi delle priorità. Bisogna darsi delle priorità e chiedersi chi in effetti è ancora in grado di abitare nelle nostre città e quali tipologie di meccanismi dobbiamo mettere in campo per garantire un incremento del valore sociale e delle trasformazioni urbane. Un secondo punto che mi sembra molto importante e che è aperto da questa opportunità dell'articolo 26 è quello della permanenza, della possibilità di alcune categorie sociali a basso reddito di continuare a vivere nelle aree urbane. Purtroppo il nostro corrispondente del Movimento 5 Stelle se n'è andato via, però non se ne può più di sentire dire che ci sono persone che pagano 10 euro vista Colosseo. Non se ne può più, perché quella cosa è giusta, che un pensionato possa vivere al centro storico vista Colosseo è un principio di giustizia, ma soprattutto quello che rende le nostre città socialmente diverse, è quello che rende le nostre città belle, è il motivo per cui i turisti li vengono a visitare. Però purtroppo assistiamo inermi alla mercificazione dello spazio urbano, alla mercificazione di ogni aspetto della vita urbana, della vita personale, senza renderci conto che in realtà l'ERP ha rappresentato quel meccanismo di permanenza delle categorie sociali a basso reddito nelle aree urbane, ed è una questione alla quale non dobbiamo rinunciare. Soprattutto non ci dobbiamo rinunciare quando ci poniamo il problema di aumentare la dotazione e questa cosa convive a fatica con le alienazioni dell'ERP in aree di pregio. Probabilmente alcune opportunità, alcuni decreti dovrebbero poter convivere anche con altre rivendicazioni che sono in capo ovviamente alla agenda politica di noi inquilini. E infine, soprattutto perché vorrei sfatare un altro mito, avendo fatto ricerca in questo campo, perché come diceva prima Enrico Puccini, ormai abbiamo assimilato questa questione della mixita sociale. Allora, cosa significa? Che interveniamo in quartieri ad alta concentrazione di povertà, instillando la possibilità che ci dimentichi possono andare liberi anche in questi contesti, perché la concentrazione della povertà ci fa problema. Bene, questo è un altro finto mito, non è vero, è assurdo, nessuno mai, non ci sono fondamenti scientifici per i quali la concentrazione della povertà è di per sé un fatto problematico, mentre queste misure sono unidirezionali, eterodirette, e non ci si chiede mai se fosse problematica invece la concentrazione della ricchezza, e quindi di rendere permeabili e continuare e poter consentire a coloro che hanno redditi bassi, fissi, di poter continuare ad abitare le aree centrali della città.
Vi ho già detto, dal punto di vista urbanistico sono molti meccanismi che rende, diciamo, per intervenire sul valore e sulla rendita prodotta delle aree centrali. Penso però che in termini di governance, di processo, l'articolo sia un po' faticoso, farraginoso. Ossia, cosa si dice? Si dice che il comune deve ha la possibilità di fare un piano, di proporre un piano alternativo a altri processi di valorizzazione, e che lo fa dando priorità all'ERTO. In realtà il comune da solo in questo momento storico, a mio parere, non ha l'incentivo sufficiente economico per poter agire da solo, probabilmente. Saranno necessarie forme di partnership e di organizzazione della governance di processo molto più complesse di quelle che probabilmente attualmente l'articolo menziona. E dico un'ultima cosa invece rispetto agli enti gestori, andato via forse il presidente di Federcasa, però purtroppo io temo che sia esaurito il ruolo di enti gestori nella sola forma di assegnazione e gestione della lista dell'ERP. Questo è sicuramente un ruolo importantissimo che gli enti gestori, dall'articolo si evince che l'ente gestore sia in capo all'ente comunale oppure di nuovo agli enti territoriali che gestiscono le liste residenziali pubbliche nelle varie regioni, quindi mi spaventerebbe che fosse l'ATA, per esempio, a Roma. L'ente gestore deve, oltre di gestire il departamento, a mio parere, dovrebbe cominciare ad avere altre competenze, sia quelle che potremmo definire quelle di un'agenzia sociale per la casa, che possa per esempio intervenire tempestivamente in caso di sfratto, intervenire con misure di accompagnamento per le quali, oltre all'assegnazione dell'alloggio, si possa anche accompagnare nuclei altamente problematici, per esempio nella ricerca del lavoro o in forme di inclusione attiva. Penso che il gestore debba essere pensato, che sia un più importante momento questo in cui ci poniamo il problema di incrementare il parco alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, anche pensare a un ruolo proattivo dell'ente gestore nei confronti della risoluzione appunto di alcuni problemi cronici, diciamo, della gestione del patrimonio pubblico che conosciamo. E infine anche la possibilità, e adesso mi sfugge l'ultimo punto, dell'ente gestore di intervenire anche in tutte quelle misure preventive di prima, seconda, soglia che riguardano la prevenzione ovviamente dello sfratto con morosità incolpevole. Quindi siamo di fronte a una scommessa molto importante in cui temo sia incredibilmente necessario accompagnare i comuni, gli enti locali nei confronti di esperienze di innovazione sociale, nei confronti per le quali secondo me non sono ancora del tutto preparati. Sicuramente non lo è Roma, ve lo posso assicurare, e mi auguro che questa vostra iniziativa possa proseguire al meglio. Grazie, grazie a tutti.